Nessuno deve temere per la sua pensione e non toccheremo la reversibilità. Stiamo però cercando le risorse per dare un aiuto a chi è schiacciato tra l'incudine e il martello. Per chi non può più andare in pensione come prima della riforma Fornero, pensiamo all'APE, l'anticipo pensionistico. È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio Matteo Renzi nel videoforum di Repubblica TV di oggi. Sul Corriere della Sera leggiamo che vanno trovate delle soluzioni per chi ha fatto dei lavori usuranti o non ne può più. Il lavoro degli insegnanti può essere considerato usurante? Lo abbiamo chiesto al dottor Vittorio Lodolo Doria, esperto della materia. L'apertura del Premier alla riforma delle pensioni per i lavori usuranti è di indubbio interesse per la scuola, in particolare per i docenti che hanno oggi delle patologie professionali all'80% di tipo psichiatrico e dunque l'usura psichica degli insegnanti è un documento, ahimè, oggi acclarato. Non solo, ci attendiamo di avere dei dati nazionali dal Ministero Economia e Finanze, Ministero che fino ad oggi si è ostinato a negare questi dati che devono essere aggregati appunto su base nazionale. Possiamo anche dire che questo è un po' il frutto di riforme previdenziali fin qui eseguite senza aver tenuto mai conto di quella che è la salute professionale. Dunque stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato. Stiamo raccogliendo tempesta perché è stato seminato vento. E dunque il Premier oggi ha la possibilità in questi 3-4 mesi per l'entrata in vigore della legge di stabilità di adoperarsi per studiare il fenomeno e personalmente mi metto a disposizione chiedendo al Ministero Economia e Finanze che ci metta a disposizione quelli che sono dei dati che non faranno che confermare i dati che noi finora abbiamo di questa altissima incidenza di patologie psichiatriche fra gli insegnanti. E dunque ben venga l'iniziativa del Premier se è puntata sugli insegnanti. Ringraziamo il dottor Vittorio Lodolo Doria e vi ricordiamo che gli altri suoi interventi li trovate su gidatv.it. Arrivederci.